Davide il critico. Oggi Bologna-Fiorentina, oggi San Valentino, ma non c'è tempo per amore che non sia quello per i propri colori. Quindi andiamo allo stadio perché oggi più che mai sarà una gara importantissima. Andiamo. Mamma mia. Ho fatto in tempo ad essere felice che c'erano Selemaker, Solsolini e Zirze, che manca Skorupski, giocherà Ravaglia e non c'è Calafiori e giocherà Lukumi. Calafiori potevamo aspettarselo, in porta, boh, però fiducia all'eroe di San Siro. Tesissimi. Pronostico 2-1 per noi, io dico 2-2. Sia Mille, partita fondamentale contro un rivale storico, stato è da domenica, dal gol di Biorsolini del 3-0 che si pensa solo alle 19 di stasera. Abbiamo una grande da formazione del dai. Federico Ravaglia, numero 8, Remo Froile, Riccardo Orsolini, allenatore il signor Thiago Motta. Seduti sui gradoni. Così bella Bologna. Minuto meglio la Fiorentina, noi in postazione dal basso penso di aver perso 10 anni di vita. Selemaker in mezzo, deve essere Rodir dei Daco, ci credo. Sorso, tira la cucinata fuori però. Apertura, vai Orso. Grande parata anche di Ravaglia. Con quel fraseggio siamo bellissime. Ancora lì, Orso, alta! Occasione Zirze, bisogna fare il secondo, giusto? Bisogna fare il secondo. E non prendere uno. Bar, una volta ci andrà bene, fuori gioco, mai va bene. Il primo tempo, un gran bel Bologna, siamo usciti spesso bene, partenza meglio un po' loro forse, però alla lunga abbiamo delle trame di gioco uniche. 1-0 per noi, concentrati nel secondo tempo, loro hanno cercato più il rigore che il gol, però sono una grande squadra loro. Buongiorno. Secondo tempo.
Kirse solo davanti al portiere, non ho idea di come non sia entrata, non ho idea, l'hanno tirata fuori il mio difensore. Tagliela! Ferguson! No! Altra occasione! Orso! Ciambelli, in mezzo! Dirde, è il suo! Dirde, deviazione, non entra! Alexis in mezzo, bellissima! No! Allucumi, mostruoso! Orso e Selemakers, ma entra la frecciandoie. La 5 minuti di recupero. È da soffrire tantissimo. Sera, con te su quando le feste c'è.